A 2 miglia e mezzo dal porto di Livorno, Moby Prince entra in collisione con la petroliera AGIP Abruzzo. Si apre una falla sulla murata di destra, alcune tonnellate di Iranian Light vengono spruzzate sul traghetto, scoppia l'incendio. Ma mentre le richieste di soccorso della petroliera sono chiare, quelle del traghetto no. Ecco il Mayday lanciato dal marconista di Moby Prince. È un segnale debolissimo, sovrastato da altre comunicazioni. Moby Prince, Mayday, Mayday, siamo incendiati, prendiamo fuoco, urla alla radio, ma la sua voce si sente appena. Sentiamo ancora. Tutte le comunicazioni della tragedia in nostro possesso provengono dalla stazione costiera dell'ex Ministero delle Poste, detta Livorno Radio. Analisi tecniche hanno evidenziato un probabile malfunzionamento. 2 antenne, una situata sull'isola di Gorgona, l'altra a Castellazzo, un miscelatore per unire il segnale, come mostra lo schema. Un guasto al miscelatore avrebbe reso sorde le comunicazioni effettuate sotto costa, quelle captate da Castellaccio. Ecco perché quella sera si udirono numerosi messaggi da navi nei pressi di Bastia e Tolone, davanti all'isola di Porquerolles e Levant, ma non il disperato grido d'aiuto di Moby Prince.